Ciao a tutti ragazzi, sono Andy e bentornati sul mio canale. Allora, per chi non mi segue su Google Plus e Facebook, anche se Facebook non lo uso veramente tantissimo, e chi non sa che io sono una ragazza che cambia idea ogni 3x2, quindi bla 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 bla, voi sapete che ho aperto questo canale principalmente per recensioni di film di merda. Avete visto, se siete iscritti al mio canale, il primo video che ho fatto, solo che non facevo ancora l'università e quindi avevo tantissimo tempo, diciamo, a disposizione, e quindi potevo fare quei tipi di video. Ora che ho incominciato l'università ho veramente pochissimo tempo. Avevo pensato a un certo punto, boh sì, faccio video tutorial su iMovie perché comunque è una cosa che riesco a fare bene e che so usare, solo che poi ho detto, ma perché fare un video su iMovie ed essere uguale agli altri e non fare un canale dove racconto me stessa, dove racconto cosa mi succede giorno per giorno, le figure di merda che faccio, tutte queste cose qua. Perché non avesse ancora capito, su questo canale ora voglio portare vlog, perché sono la cosa che più mi riesce, dove mi sento me stessa senza essere forzata da qualcuno, o comunque cercare di avere, tra virgolette, successo, perché comunque fare vlog è una cosa che mi diverte, che comunque faccio volentieri, perché io veramente ci tengo tantissimo a raccontare che cosa mi succede giorno per giorno, e vorrei che anche voi faceste lo stesso con me. Quindi magari nei commenti scrivetemi qualcosa, non so, le figure di merda che vi fate, raccontate tutto quello che volete, perché lo scopo principale di questo canale è instaurare un rapporto tra gli iscritti. Fatta questa premessa, che non interessa un cazzo a nessuno, arriviamo al clou, diciamo, del video. Come primo video vlog voglio portarvi tipo la figura di merda epica che ho fatto l'altro giorno al supermercato. Ora vi spiego, cioè state a sentire. Praticamente ero a Torino e mia sorella era appena tornata da fare la spesa e a un certo punto mi fa: cazzo Miki, ho dimenticato la pasta, la panna e il tonno. Cioè praticamente ha dimenticato tutto, è tornata a fare la spesa e poi non ha comprato un cazzo. Allora, visto che io ero stata a casa tutto il pomeriggio, cioè praticamente a studiare solo, volevo anche togliermi un po' da casa, allora io gli faccio: senti, vado io, no? E mi ha dato 5 euro e io avevo 4 euro in moneta e faccio, boh sì, basteranno sicuramente, cioè cazzo, due cartocci di panna, il tonno e la pasta, cioè non è che vanno a costare 15 euro, no? Bene, allora mi vesto, prendo i soldi, esco, vado al supermercato, prendo le cose e, cioè ovviamente non è che avevo la calcolatrice nella mano, mi faccio i conti dei prezzi, cioè manco mia nonna lo fa, no? Vado alla cassa con questi prodotti, poi a un certo punto mi ha detto il prezzo, avevo preso anche la busta, il sacchetto di plastica, mi fa 9,28 euro, no? Io guardo e avevo 9 euro spaccati, 9 euro spaccati, no? Io glielo sporti senza, cioè, facendo finta di niente, sperando fosse una cassiera, sapete, di quelle rincoglionite che basta che tu gli dai dei soldi e si avvicinano al prezzo che ti hanno detto, va bene lo stesso. In realtà poi questa si è messa a contare, visto che erano 9 euro e non 9,28 euro. A un certo punto mi fa: scusa, ma mancano 28 centesimi. E io: e allora? Qualche problema? E lei fa: non so, togli qualcosa, no? E allora gli faccio: vabbè, togli il sacchetto. Mi fa 9,18 euro. Scusate raga, ma fino a due giorni fa i sacchetti di plastica non costavano 25 centesimi. Cioè dai, no, per una volta che le cose dovevano costare di più, cioè no, costano di meno, cioè proprio il mondo alla rovescia. Vabbè, tolgo il sacchetto di plastica, 9,18 euro. E io ho fatto finta di cercare delle monete nelle tasche, nella speranza che questa qua, la cassiera, cambiasse
tipo idea del tipo, ma no dai, mancano 18 centesimi, non è che la Carrefour va in crisi perché io non gli do 18 centesimi, no? Cioè fammi uno sconto, che ne so, inventati lo sconto studente, qualcosa del genere. Invece questa qua era stronza e ha aspettato finché io non avevo i soldi. Quindi fatto sta che... cioè non potevo fare altro e allora ho lasciato un cartoccio di panna. Poi sono riuscita a pagare, sono andata a casa e cioè non mi potevo fare la figura di merda con mia sorella, no? Perché poi a un certo punto all'inizio di questa storia mia sorella mi fa: ma guarda che se vuoi io ti do dei soldi in più, non importa, poi me li dai, no? Io gli faccio: ma no, tranquilla, abbiamo abbastanza soldi per tutto, c'è 9 euro, figurati, ti prendo pure la casa con 9 euro. Invece non avevo ragione un cazzo, allora per non farmi fare la figura di merda, arrivo a casa, c'è lei e gli faccio: minchia, oh, sono state fortunatissime perché sono riuscita a prendere l'ultimo cartoccio di panna che c'era nel frigo. La figura di merda è, credo che a qualsiasi persona che si muova da casa e che va a fare la spesa gli sia successo almeno una volta. E difatti lo scopo di questo video è di non farvi sentire gli unici sfigati a questo mondo che capitano queste cose, perché in realtà ci sono altre 7 miliardi di persone a cui capitano queste cose, solo che alcuni sono più sfigati e gli altri sono meno sfigati, tipo io sono la sfigata della sfigata, no? Cioè vi giuro che in questi giorni mi sono capitate delle cose che non mi capitavano ma dai tempi della pietra. Cioè proprio esco di casa 3 volte al giorno e mi capitano 60 figure di merda, per intendere la persona che sono io, no? Quindi ho deciso che continuerò questa serie di video delle mie figure di merda e poi, che ne so, farò dei vlog, altri vlog, così. Però comunque i primi video saranno di questo genere, vi racconterò le figure di merda, cercherò di instaurare un rapporto con voi perché secondo me è una cosa importantissima avere un rapporto tra gli iscritti, veramente. Cioè, è una cosa importantissima per me, difatti quando vedo un vostro commento mi rendete sempre felicissima perché vedo che il lavoro, tra virgolette, che faccio interessa qualcuno, stimola qualcuno, quindi è la cosa più bella che possa capitare a uno youtuber. Detto questo, spero di avervi fatto passare 5-6 minuti di quanto cazzo dura questo video, comunque gradevoli, di avervi fatto ridere, di avervi fatto piangere, cioè insomma di avervi suscitato qualche emozione, che sia cagare, pisciare, bere. Se vi è piaciuto questo video vi invito tantissimo a cliccare un bel mi piace sotto questo video e guardate la descrizione, perché in genere scrivo delle cose, ora non so ancora cosa scrivere in descrizione, ma in genere c'è sempre qualcosa di utile, quindi guardate la descrizione. Per ora ho solo il profilo di Google+, dove praticamente lì parlo con voi, commento, faccio, scrivo, pubblico foto, quindi per ora quello è il mio unico social network. Se è Google+, si può chiamare social network. Se invece vi piace proprio questo canale, se vi piaccio io, se vi piacciono le mie figure di merda, se vi piacciono le storie che vi racconto, come vi parlo, eccetera, 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 vi invito invece a iscrivervi a questo canale, perché così vedrete tanti miei video. Con questo primo video è tutto e ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti ragazzi! Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me.